Al Pala Pirastu tutto esaurito per la finale del campionato del mondo di pallavolo maschile Under 21. L'Italia batte 3-0 la Russia e conquista il titolo per la prima volta nella sua storia. Dedica sul podio al pubblico sardo con i quattro mori. Vincenzo Rimonta. Questa è la fine di un ciclo giovanile. Adesso li aspetta, no, tutta una vita dove possono avere altri sogni e altri obiettivi. Angiolino Frigoni è il coach che ha guidato l'Italia maschile Under 21 di pallavolo alla conquista dell'unica competizione che mancava nella bacheca della federazione, il mondiale di categoria. Tra i protagonisti molti campioni del mondo Under 19, titolo vinto 2 anni fa in Tunisia, che salutano le nazionali giovanili con un palmarès personale di tutto rilievo. In quattro, Porro, Cianciotta, Catania e il capitano Tommaso Rinaldi sono stati eletti i migliori giocatori del torneo nei rispettivi ruoli. Siamo due volte campioni del mondo in 2 anni. È una squadra che è come una famiglia e ci siamo divertiti come dei matti a giocare questo mondiale. E in casa? In casa con questo pubblico non eravamo abituati, quindi è stato incredibile. Il Palapirasto ha accolto calorosamente il grande appuntamento della rassegna mondiale. Per la finale contro la Russia, spalti esauriti al netto della capienza del 50% concessa dalle restrizioni. La squadra ha risposto omaggiando il pubblico con la bandiera dei quattro mori esibita sul podio dal capitano. Contro l'avversario più titolato nella storia del torneo, 6 ori più altri 4 ai tempi dell'Unione Sovietica, l'Italia torna ad essere quel rullo compressore che era stata fino alla semifinale passata con il brivido del tie-break sulla Polonia. Si porta a casa il titolo senza cedere nemmeno un set, decima partita su 11, vinta per 3-0. La stella annunciata della squadra era Alessandro Micheletto, fresco campione d'Europa con la nazionale maggiore. Lo schiacciatore 19enne ha fatto la differenza, meritando ampiamente il titolo di MVP del torneo.